Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video, papageni. Scusate la voce, ma da come potete capire ho mal di gola, infatti mi prenderò subito a mettere medicina perché in questi due giorni ho preso soltanto tachipirina, ieri sera ho preso una tachifludec, e solo che diciamo che i sintomi dell'influenza, cose così, l'ho già abbattuti, ecco. L'unica cosa è che mi è rimasto sto mal di gola. Quindi devo assolutamente farmelo passare e prenderò una Benagol. Prenderò solo cose per il mal di gola adesso. Cercherò di stare con la gola più coperta possibile. E se sentite un rumore sottofondo è il mio microonde, che ho appena scaldato una fetta di pane, perché questo video sarà un video speciale, ovvero cosa mangerò durante il giorno, perché è tantissimo che non ne faccio più, nel senso ne ho fatto uno, ho cercato di farne altri, magari uno l'ho incluso dentro un altro video, però no. Quindi diciamo che questo qui sarà un video dedicato specialmente, solamente, esclusivamente al What I Ate in a Day. Scusate davvero la voce, ma è questa quella di oggi. Quindi, che dire, la tapparella è ancora abbassata perché c'è una luce formidabile, nel senso, per far colazione ovvio non faccio entrare tutto il sole, ho solo alzato un po', perché voglio comunque guardarmi un po' di tablet, guardarmi qualche video, magari farmi una partita Candy Crush, perché la mia solita colazione è così, ecco, con un po' di musica di sottofondo, la partita Candy Crush, la colazione è fatta. Quindi direi di incominciare subito. Come vedete vi ho inquadrato subito un bicchiere d'acqua pieno, ovvero questo, perché io alla mattina, prima di fare colazione, di mangiare qualsiasi cosa, di bere qualsiasi altra cosa, un tè, un caffè, così, tendo sempre a bermi questo bicchierone d'acqua, perché aiuta tantissimo durante il giorno. Almeno io personalmente posso dire che mi aiuta a sentire la sete durante il giorno, quindi mi aiuta a consumare più acqua possibile, ecco. Mentre a volte ho notato che se non lo faccio la sete mi viene, ma normale, bevo ogni tanto. Quindi, essendo che il corpo ha bisogno di essere comunque sempre fornito di acqua, diciamo sì, con queste parole povere, ecco, ho imparato questo trucco di me stessa, quindi lo utilizzo il più spesso possibile. Quindi, se volete provare anche voi, non nuoce assolutamente niente. Quindi direi di iniziare col video, ho già parlato abbastanza troppo. Spero solo che vi piaccia questo video e che vi possa essere di aiuto in caso vogliate fare colazione diversa, un pranzo diverso, o comunque di darvi uno sprint, ecco, un qualcosa che vi dica: oh sì, dai, proviamo questo. Mi avete capito? Ok, papagheni, basta parlare, io parlo sempre troppo. La colazione di questa mattina, ho deciso di prepararmi un buonissimo tè caldo verde Lipton, perché ultimamente l'ho provato e adoro, cioè veramente ve lo consiglio tantissimo. Il mio solito uovo cotto, ovviamente fritto, con il rosso che rimane morbido, in modo che con la fetta di pane io posso raccoglierlo e mangiarlo. Sopra, quello che vedete, sono i pepi di stagione, pepe rosa, pepe nero e mi sembra un altro pepe che ora non mi ricordo esattamente. Questo, papageni, ma scusatemi, ho sbagliato, pensavo ci fosse pepe rosa, invece leggendo qui, se mettessi a fuoco ogni tanto, no eh. Vabbè, c'è scritto che è miscela di pepi e bacche. Ingredienti: pepe nero, pepe bianco, pepe verde, bacche rosa, e vedi, avevo letto un rosa, dicevo ma è impossibile che io non abbia letto un rosa, ecco. Questo, ok, mi piace tantissimo, infatti oggi me lo andrò a ricomprare perché l'ho letteralmente finito. Ok, e ovviamente c'è anche un po' di sale. Poi la fetta di pane di cui vi parlavo è una fetta di pane integrale, tostata a microonde, diciamo con tostapane. Sì, perché il mio tostapane è di quelli vecchi, diciamo che si prendevano quei punti una volta. Scusate. E c'è sia il microonde normale, il grill e tutto quanto, che è il tostapane. E ovviamente non può assolutamente mancare la mia dose di vitamina la mattina. Io la tendo a prendere sempre quando faccio colazione, perché appunto mi carica durante tutto il giorno al massimo. Punto. Fine, non c'è altro da aggiungere, e anche queste io ve le consiglio tantissimo. Sono 180 caps, ma mi sembra di avervene già parlato.
però in tal caso io ve le consiglio ancora e ancora e ancora e ancora. Per maggiori informazioni ovviamente mi potete scrivere su tutti i social, sono su Facebook, Instagram, YouTube, potete commentarmi anche questo video se volete. Bene papagheni, allora come pranzo sto preparando delle penne integrali che vabbè vi farò vedere dopo, quindi direi di partire da questo. Allora, rucola condita con del sale e del limone, vicino nello spazio vuoto che vedete andremo a porre la lonza che sto cuocendo in questo momento. Bene papagheni, questo è il piatto completo, ok? Sì, mangio prima il secondo del primo, ok? Lo so, comunque la lonza l'ho cotta in padella con del sale, del limone, un po' d'olio e un po' di origano. Papagheni, mi stavo dimenticando, questa è la pasta integrale condita con un po' d'olio e un po' di formaggio. Ok papagheni, questa è la mia merenda. In realtà se fosse chiuso il pacchetto sarebbero 4 fette biscottate, ma ovviamente come potete vedere io ho già iniziato a mangiare, quindi ne sono rimaste 2 e mezze. Quindi sì, ho deciso di fare merenda con queste fette biscottate integrali, buonissime, ve le consiglio se non le avete ancora provate. E questa confettura alla ciliegia, che veramente io adoro, buonissima, è una delle mie preferite. Buona merenda anche a voi e ci vediamo più tardi con la cena. Quindi la cena è esattamente quella di oggi a pranzo, cioè mangerò esattamente le stesse cose, a parte una piccola cosa che poi vi farò vedere dopo quando la mangerò. Ok papagheni, come potete sentire la mia voce ormai basta, ho un mal di gola pazzesco. Comunque alla fine quello che volevo farvi vedere erano appunto i biscottini Plasmon, perché quando vi ho fatto vedere la pasta o comunque la cena, o la carne, comunque sia quando vi ho fatto vedere la cena vi ho detto che comunque era lo stesso pasto del pranzo e infatti era così. L'unica cosa che cambiava è che più tardi avrei mangiato un'altra cosa, cioè dopo, che dopo la cena avrei mangiato qualcos'altro. Quindi infatti non ero sicura di mangiarli, per quello non ho voluto farvi vedere. Farveli vedere. Sembra che mi mangio le parole, ma mi fa solo male la gola. Quindi sì, volevo farvi vedere in un secondo momento, perché appunto non ero sicura di mangiarli. Quindi poi una volta che, dopo la cena, che è passato un po', ho detto ma sì, dai. Non mangio mai latte, non bevo mai latte. Anche i biscottini Plasmon era tantissimo che non li compravo, non li mangiavo, quindi ho detto vabbè dai sì, lo spuntino serale, e mi sono data quello.